Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. Oggi conosceremo una storia dagli Stati Uniti, questo paese che si trova in America del Nord e ha visto arrivare migliaia di migranti lungo la sua storia. Attualmente ci sono 330 milioni di cittadini e circa 18 milioni hanno sangue italiano. Questa terra, questo nuovo mondo, è il terzo paese più grande e un po' di tutto. Alte montagne con cime nevicate, laghi azzurri, verde pianure e città affollatissime. Le sue coste sono bagnate sia dall'Oceano Pacifico che dall'Atlantico e a quest'ultimo si affaccia una delle città più famose al mondo, la Grande Mela, New York. E da qui oggi arriva la nostra storia di migrazione. In questa occasione oggi ci racconta la sua storia di migrazione Charles Defanti degli Stati Uniti. Ciao Charles, come stai? Hi Charles, how are you? I'm very well here in New York. Mi trovo bene. Sto qui a New York. Anche col virus stiamo bene. Well, I'm glad to hear that. Charles, raccontaci qualcosa su di te, così i nostri ascoltatori ti conoscono. Presentati. Charles, tell us something about yourself. Introduce yourself to our audience, please. Okay, well, I'm third generation. Sono di terza generazione, metà bellunese. My father's parents were from the mountains. Solo i genitori di mio padre erano delle montagne, delle Dolomiti. I'm a retired professor of sono un professore in pensione di inglese e letteratura. Lo stesso lavoro che fai tu. How did I get involved? Come inizia tutto? Conoscevo pochissimo il passato dei miei nonni. Mio padre era nato negli Stati Uniti, ma quasi. Era solo uno dei sei bambini nati qui. Erano 10 nati vivi, 4 in Italia, e quelli già venivano con nomi italiani, parlavano un po' la lingua. Così, da bambino, ascoltavano questa lingua e pensavano fosse italiano. Non è italiano, è una forma di ladino. È greco-romanico. Si parla in Svizzera in montagna. Non avevo idea. Mio zio mi chiamava Mazzucol. Significa letteralmente martello, ma significa stupido. Non mi ha mai detto cosa significava. L'ho scoperto in questo dizionario che ho preso quando ero in montagna. Mio padre non parlava con i suoi genitori in inglese. Parlavano in soldano, che non capivo. Non ho mai incontrato i miei nonni, perché sono morti l'anno in cui sono nato, ma ho conosciuto le generazioni che parlavano soldano. Rudy Favretti, il mio amico nel Connecticut, è di seconda generazione, quindi parla correttamente lo soldano e non tanto bene l'italiano. Puoi parlarci dei tuoi origini bellunesi di soldo? Sai da dove specificamente e quando sono partiti? Charles, could you tell us something about your Bellunese heritage? I mean, where specifically and when did they came from? Okay, they came va bene, from sono venuti dall'alto delle Alpi. And this little town was called Forno di Toldo, in questo paese che si chiama Forno di Toldo, perché si facevano fondizioni del ferro. My grandparents were peasants. I miei nonni erano contadini, si chiamavano biligi, contadini. Boarro, which means cow. Mio nonno era boardo, che significa biliaco. Non è un bel termine, ma comunque da quello che ho capito. Ho imparato tutto questo, in tanti anni. Sono venuti qui per motivi diversi. Mio nonno era nell'esercito. Ti ho mandato una sua foto. Pensavo fosse un cappello d'alpino, ma non è quello. È apparentemente austriaco. La sua famiglia stava iniziando, cresceva velocemente. Non vivevano molto bene, c'erano malattie. Lì faceva freddo. Così ha deciso, come tanti altri italiani da tutto il paese, di emigrare. Quindi deve essere sceso dalla montagna, che probabilmente non aveva mai lasciato il tutto alla sua vita, perché era un villaggio primitivo senza elettricità, con percorsi accidentati, quindi probabilmente ha fatto il suo primo viaggio fuori zona nella sua vita. Sono andato a Venezia,
e probabilmente poi a Genova da solo. Sono abbastanza sicuro che avrebbe intrapreso questo fantastico viaggio attraverso l'oceano e poi sarebbe rimasto. Penso sapessi dove stava andando perché c'era una migrazione a catena. Sai cos'è questo? Cioè quando le persone laggiù portano amici e parenti dove sanno che c'è un'opportunità per restare. Così se ne andarono e arrivarono negli Stati Uniti intorno al 1898 con 4 figli e poi ne ebbero altri 6. 2 morirono in tenera età, quindi erano 10 nati vivi, 8 ce l'hanno fatta. Li ho conosciuti tutti, di quella generazione, come sai. Poi sono andati dove c'era l'opportunità. In questo caso, una piccola città fuori dal Rhode Island occidentale, chiamata Bradford. C'erano Faldani lì, erano tutti gli stessi nomi. E hanno fatto dei lavori di ferro, con lavori per lo più pesanti, perché non erano istruiti. Parlavano Faldano, ma parlavano anche un po' della lingua scolastica, italiano standard, italiano toscano. Ho un biglietto di mia nonna, scritto in un inglese molto semplice, ma è stato molto dolce. Mi regalava un anello per bambini. Non li ho mai incontrati. Sono morti a Rhode Island durante la guerra. Mio padre non è riuscito a raggiungerli. Anche se è salito con il treno, sono morti per il treno. Penso che se mi chiedessi se il clima ha qualcosa a che fare con questo, sì. Il Rhode Island ha un clima molto freddo. C'è un freddo umido. Invece, a fondo, c'era un freddo secco. Could you tell us something more about how is that place that they arrived in terms of geography, the climate? Ci può raccontare, Charles, come un po' il posto dove sono arrivati, sia dal clima, dalla geografia? Yeah. Okay. It's not mountainous. Non è montuoso. Il Rhode Island meridionale è vicino all'oceano, quindi potrebbero stare bene con le temperature generali. They might be comfortable with the overall temperature. Ma penso che non avrebbero gradito l'estate qui. They were very hot. Faceva molto caldo. The other thing they wouldn't have. L'altra cosa che non avrebbero avuto sulle Alpi sono gli uragani. La costa atlantica è soggetta agli uragani. Quindi un grosso uragano nel 1938 spazzò via la costa meridionale. È stato il peggior uragano che ha colpito il Nord America. Probabilmente il peggiore dei tempi moderni, e hanno perso, non loro, ma molti parenti, hanno perso tutte le loro case, tutte le loro proprietà, ma queste sono alcune cose che si aspettavano. Penso che la loro vita sia stata migliore qui. Potevano guadagnarsi uno stipendio, potevano trovare lavoro. Erano lavori semplici. Mio nonno prima lavorava in una cava, sai, scavando granito per l'edificio. Poi lavorò in una fabbrica tessile, che era una grande cosa. Poi sono arrivati gli anni 70. Tutti i loro figli hanno avuto successo. Solo uno diventò professionista. Era un farmacista. Lì li ho incontrati quando sono stato a Bradford. È una città molto povera. Rhode Island non è uno stato ricco, è uno stato molto piccolo, ma c'erano molti immigranti. Anche a Connecticut, con Rudy Fabretti, è cresciuto parlando la lingua. Ecco perché ha fatto tutte le ricerche, è tornato a Foldo e ha parlato con le persone. Grazie a lui ho scoperto così tanto di quello che so ora. Mi avevi raccontato che un po' era la migrazione in catena, no? Che tante persone andavano. I tuoi avevano già parenti lì, amici? E poi quando sono arrivati, com'era la comunità bellunese? C'erano altri? You told me that they used to, yes, migrate in like in chain, no? And were there any other bellunesses there when your family arrived? And how was the bellunese community there? Yeah, I actually have a movie. Sì, in realtà ho un film girato nel 1941. E mostra le varie famiglie. Sì, ce n'erano molti. Famiglie come i Cini. Molte delle famiglie soldane locali erano lì. C'era una comunità. Chi è lì? Ora non lo so. Voglio dire, questo è molto tempo fa. Anche Clifton, New Jersey, dove andava la famiglia di mia nonna. È più industriale. Sono Scusa. Ho menzionato quel nome.
Quel nome strano di cui Rudy ha scoperto il significato provenivano da un'altra collina della zona di Zoldo. Ho scoperto dall'anagrafe che si trattava di un matrimonio quasi all'improvviso, perché sei mesi dopo il matrimonio è nato il primo figlio, lo zio Emilio. Lui era il più grande e probabilmente stavano bene perché tutti parlavano Zoldan, non inglese. Ma che bello. Speaking about languages, how was it that they integrate with the other Italians, let's say? I imagine there was a large Italian community, and I imagine that in those times they didn't just speak Italian language, they spoke other languages like Veneto language, like Sardo language, I imagine. Do you know how was the integration with the Bellunesi to the Italian community in general, if there were any other, if they were Italian immigrants from other regions? Do you know that? Sai, Charles, mi puoi dire se, parlando un po' di lingue, no? Se c'erano altri comunità italiani, immagino che in quei tempi non si parlava la lingua italiana, si parlavano diverse lingue, come la lingua veneta, la lingua sarda. Sai come fu l'integrazione con quella comunità italiana? Well, because of universal education. Bene, grazie all'istruzione universale in Italia, grazie agli austriaci, tra l'altro, sono state istruite e hanno studiato l'italiano toscano, quindi potevano leggere e scrivere l'italiano standard, ma quando erano a casa si comunicavano in questa lingua che ovviamente non capivo. Quando ho sentito parlare il toscano, ho pensato, forse è sloveno, non so cosa sia, ma era una grande lingua, latina, ostrogotica, probabilmente. Dio solo sa come si è costruita. Erano discendenti dei legionari romani nel nord, esperti, i guerrieri, mescolato con i Celti. È un fenomeno molto interessante quello che è successo. I nuovi membri qui non erano italiani, erano portoghesi, perché erano una comunità di pescatori. Venivano dalle Azzorre, scendevano a comprare il pesce dal pescatore, molto buon mercato. Giusto alla costa, erano molto vicini alla costa del Rhode Island. Ecco perché sono stati uccisi durante l'uragano, un altro uragano. Wow, that's wow. Come oggigiorno, quanto vedi che sia rimasto di quella migrazione bellunese? Quale pensi che sia quella eredità culturale che puoi vedere oggigiorno nella tua vita quotidiana, nella tua famiglia, magari nella tua comunità? Penso, non so, qualche ricetta, qualche tradizione, qualche attività, qualche ballo, musica. C'è qualcosa di quella bellunesità, se si può dire. How much of that Bellunese heritage could you say still lives nowadays? How much of that cultural heritage would you say remains in your family, in your community, in your everyday life? I'm thinking maybe a recipe, a tradition, maybe music, dancing. Is there anything left that you can say? I think very little. I mean, I've Penso molto poco. Non ci parlo da 25 anni. A Bradford, tutti i parenti del New Jersey se ne sono andati e sicuramente la lingua non è sopravvissuta. Ci andrò tra un paio di settimane, in un breve viaggio. Avrò un altro sguardo e potrei vedere se qualcuno mi risponde. Chiunque della mia generazione e delle generazioni successive alla mia ha perso la lingua. Come ho detto, Rudy ha potuto conservarla già che è cresciuto parlandola e le è piaciuto molto e le è piaciuto tornare in Italia. È una persona meravigliosa, ma ha 88 anni. Ti suggerirei di intervistarlo, ma non so se ti potrà sentire. That's okay. Puoi dire se c'è qualche... Come vivete la italianità, magari non già tanto la bellunesità? C'è una grande comunità italiana dove vivi tu o dove c'era la tua famiglia? Is there any... imagine there's a large Italian community where you live or where your family used to live. How is the Italian community there? That still survives a bit. Quello sopravvive ancora un po'. Sono già vecchi. Prima vivevamo a Soho, che è proprio accanto a Little Italy. Ma quelli italiani sono italiani del sud, siciliani, napolitani, campani, posti così. La famiglia del nostro governatore è campana, Cuomo. E suo padre, Mario Cuomo, era anche il nostro governatore. Can you repeat the name of your governor, please? Ripeti il nome per favore del governatore. Cuomo, yeah. And his father Mario Cuomo was also a governor. Very famous
sono dei politici italiani molto famosi, hanno molto successo, un tipo diverso. Ma c'era un certo antagonismo razzista tra quelli del nord e sud, come c'è oggi. Avevano una sorta di guardare dall'alto in basso ai meridionali. Non che io abbia ereditato niente di tutto questo. Non mi interessa, ma ne sono consapevole. E l'ho visto anche quando ero su a Feltre. Conosci Feltre? My comes from there. La mia famiglia viene di Feltre anche. Qualche napoletano aveva aperto una pizzeria lì e l'atteggiamento verso questa gente del sud non era buona. Ma è stato 36 anni fa. Magari sono quelle persone. Io per fortuna non l'ho visto. I personally never saw that, but maybe were just those people. Charles, mi puoi dire se ci sono delle associazioni di italiani, per esempio, si radunano in circoli, in associazioni, in famiglie e fanno delle attività? Senza vedere la ragione, diciamo, voi vedete che ci sono delle associazioni? Charles, can you tell me if the Italian community there gathers around either families, circles, associations, communities, without regardless of the origin of the region, do they do activities, they do gatherings? Yeah, well, we don't. We're an academic area. Siamo un'area accademica, ma la nuova scuola di ricerca sociale è la Casa Italiana nell'isolato successivo. E hanno dei film e discussioni e cose meravigliose in inglese e in italiano e anche in veneziano. Sai, Godoni. Avevano fatto una produzione lì di cui nessuno poteva capire le battute. Goldoni attraversano le parole veneziane e non avevano così tanta familiarità quelli che parlavano solo l'italiano. Regular Italian speakers. As far as per quanto volontari e famiglie, non tanto. Alcuni anni fa c'erano, ma non appartenevo ai gruppi. It's okay, don't worry. Charles, dimmi, sei mai potuto tornare in quel paese d'origine della tua famiglia? Did you ever have a chance to go back to that your family town in Italy? Many times. Molte volte. Oh, tell us something. Raccontaci qualcosa. Yeah. Well, okay. You know, I talked to you a little bit about sai che ti ho parlato un po' del termine spagnolo chiamato añoranza. Dopo che i nostri genitori sono morti, qualcosa è cresciuto in me. Ho detto che voglio guardare da dove vengono. Avevo più legami con la parte italiana, quindi ho seguito un corso in italiano. Ho seguito molti corsi. Ho detto che volevo imparare abbastanza, quindi siamo andati. Non saprai mai cosa ho trovato. Ho guidato fino a Venezia. Conosci la zona? E non sapevo come arrivarci. Era giugno, di nuovo. Faceva freddo, abbiamo detto, wow, era bellissimo. E prima abbiamo guidato. Ho chiesto ad alcune persone in giro. Il nome della mia famiglia era dappertutto. Tutti questi De Fantis, e hanno detto che tu sei i De Fantis di Betin. Hanno un soprannome. Sei di Villa de Villa, lassù. Quindi sono andato con questa piccola Fiat a Villa de Villa. E lì incontro il prete che mi ha portato in giro, Don Raffaele di Rocco. Mi ha fatto vedere dove vivevano i miei nonni, anche se era bruciato. Non c'era più. C'erano altri pochi parenti. Era una piccola frazione molto tradizionale di Zoldo. Ho un sacco di foto di questo. Don Rafael mi ha dato questo, un vocabolario. Ha detto che c'erano due sorelle di mio nonno chiamate Le Sorse, che significa La Sorda, le donne sorde. Quelle sono immigrate in America. Non lo hanno sopportato. Sono tornate e sono morte in quella casa proprio lì. Quindi sì, sono stato in questo posto e ci sono stato diverse volte. Di recente ci sono andato con Irene Savaris. Siamo arrivati a Villa, quasi a Zoldo. Quindi sono andato un paio di volte. È più una località sciistica ora. Posto bellissimo, beautiful place. Ma è sempre più caldo. La marmolada si sta sciogliendo, conosci?
il ghiacciaio. Quindi sono stato lassù con Irene. Lei è di Mel. Sì, la nostra brava consigliere, yes, è counselor. You're a consigliere too. Anche tu sei un consigliere. Yes, I am. I'm very proud. Thank you. Sì, sì, anche io sono consigliere, molto orgogliosa. Grazie, Charles, per ricordarlo. Charles, ti volevo fare una domanda. Se puoi dirlo con parole, no? Com'è stata quella emozione quando sei arrivato per la prima volta? Cos'è che hai provato dentro? Charles, when you were you got there for the first time, if you can say it out with words now, how was the feeling that you had inside? How was that first arrival there? That's a very good question, because it was very Questa profound. È un'ottima domanda. Ovviamente è stata molto profonda e non ero sicuro di come sarebbe stato. E ho detto che stavo camminando dove camminavano mio nonno e nonni, no? E l'ho fatto. E fortunatamente ho incontrato un uomo che era su un camion delle consegne. Era curioso di quello che stavo facendo. Così ho spiegato. Mi dice, sai, io ho un maestro. O avevo un maestro a scuola che aveva la miglior testa di zoldo. Era Renato De Fanti. Adesso è sindaco di Limana, quindi voglio che tu lo conosca. Allora sono andato a Belluno e ho conosciuto Renato, che ora purtroppo è morto. Mi ha messo in contatto con l'associazione Bellunese nel mondo. Era il 1985. Poi, alla fine, ho avuto modo di incontrare Irene Savaris. Penso che sia un nome greco. Quindi è così che sono stato coinvolto. Sono rimasto in contatto e sono tornato più volte in Veneto, abbastanza spesso, anche in tanti altri posti in Italia. That's nice. Thank you so much for sharing. Charles, tornando un po' alla vita attuale, no? Tu vivi in una città molto famosa, la Grande Mela, New York. Consiglieresti ai giovani di fare un'esperienza migratoria negli Stati Uniti? Charles, you live in a very famous city, the Big Apple, New York. Would you recommend a young person to migrate to the United States? Well, we call it the capital of the world, if you don't Siamo mind. Chiamati la capitale del mondo, se ti va. Se vuoi un'esperienza multietnica, questo è il posto che fa per te. Penso di averti detto che Jackson Heights e Elmer, vicino a me, dove sono cresciuto nel Queens, sono i luoghi più multietnici. Questa è mia moglie, Lenny. Ciao! Good to see you. Charles, introduce her to us. This is Lenny. Questa è mia moglie, Lenny Furman. Hi! Faccio tipo un riferimento, stiamo adesso vedendo, perché questo va anche su Radio AVM Voce delle Dolomiti, stiamo adesso con la moglie di Charles. Ciao, hi! Hi, good to Do see you. Do you have any Italian background? No. Hai origini italiane? No? Di dove? Where? Sono ebrea. La mia famiglia proviene dalla Polonia, dalla Russia e dall'Austria-Ungherese. Wow, that's very interesting. Sei, dopo lo facciamo con la traduzione, no? Ma che interessante è come quella etnicità che stavi raccontando, che si trova a New York, negli Stati Uniti, no? Di tante comunità insieme. It's very interesting because we were talking about all those different ethnic and those different communities that are there in New York and also here, if I may, in Argentina. Anche qui in Argentina abbiamo tante collettività diverse, quindi molto interessante. Okay. Bye. See you. Ciao. Ciao, ci vediamo. Yeah, we many of the Molti degli altri brunesi non hanno sposato altre etnie. Other ethnics. Infatti, l'ho incontrata a una festa di Halloween filippina. Sono stato invitato dai colombiani. So how ethnic which I was invited by a Colombian. Look at that. That's Guarda, sai che anche un po' l'Argentina si è fatta, no, con tutte le collettività, le tante diverse collettività di migranti che sono arrivati nel paese e che con il loro contributo hanno aiutato allo sviluppo del paese. Charles, sai che also here in Argentina we were built in a way by the contribution of so many different communities of migrants that helped develop what our nation is now, what our country is now. So would you say the United States it's something like that? Puoi dire se per caso gli Stati Uniti sono una cosa, tipo qualcosa di simile? Well, I was in Buenos Aires. Ebbene, siamo stati a Buenos Aires alcuni anni fa. Il nostro ospite era Rafael Mastri, che è ebreo siriano. Puoi raccontare come è stata la tua visita a Buenos Aires? Can you tell us something about your visit to Buenos Aires, Argentina?
È stato fantastico. Siamo stati alla Recoleta. Rafael è stato molto disponibile. Poi siamo scesi alla Patagonia. Siamo andati a Perito Moreno a sud. Perito Moreno, down in the south. Wow. Could you say Patagonia is something like Belluno, maybe, in a way? Puoi dire che la Patagonia sia qualcosa di simile a Belluno? No, it's very windy. No, è molto ventoso, è molto freddo in un modo diverso. È come una pianura senza alberi. Quindi non credo che si somigli affatto a Belluno. Una città che si trova in Patagonia è praticamente stata fatta da un bellunese, Primo Capraro. Non so se l'hai mai sentito. La Patagonia was built by this bellunese that was Primo Capraro. I don't know if you ever heard of him. No. La città è Bariloche. The city is Bariloche. Oh. Ah, dopo devi cercarlo. Abbiamo fatto anche la prima puntata del nostro programma. There was the first show part of the first show of this show, the radio show, was about Primo Capraro. So you have to check that. I looked for that. Lo cercherò. La maggior parte dei gauchos erano spagnoli. Yeah, amazing. Well, Charles, Charles, è stato veramente un piacere. Puoi inviare un saluto a tutti i bellunesi nel mondo? Charles, it's been a pleasure. Would you like to send your greetings to the bellunesi in the world? Oh, likewise. And, you know, ricambio. Se mi sentono? Mi piacerebbe sentirli. Erano dubbi che lo farò grazie a bellunesi nel mondo. Ok. Grazie tante. Ah, stupendo. Sai qualcosa in dialetto soldano? Do you know any word in Soldan dialect? Soldan language? Well, I told you the one which beh, te l'ho detto. Posso cercare i morti. Mazzucco è come un grande martello. In entrambi i dizionari che ho, martello. Si riferisce a una persona stupida, ma ovviamente mio zio ci chiama Mazzucco. My uncle called us Mazzucco with a Z. Yeah. Look so at that. Speaking about things from Soldo, parlando di cose di Soldo, c'è qualche cibo che voi mangiate? Is there any food specifically that you eat? Polenta. Polenta. I showed you the mescola, my... Oh, bene, per chi ci sta ascoltando alla radio, stai con un... Come lo chiamate? Io ho parlato della mescola. Ecco. Si chiama mescola e il piatto si chiamava tavolin. Ed era quella che mangiavano. E questo è stato uno dei motivi per cui hanno ottenuto pellagra. Pellagra? No. It's a vitamin The disease. Yeah. La malattia. Ah, ok, sì. You know, they couldn't get fresh vegetables, the poor non avevano verdure fresche. I poveri mangiavano troppa polenta e si sono malati. So they could get sick. Mancava la vitamina C. Vitamin C was the lack of that was what it produced. Yes, wow. Sorry to hear that. So then they when they came to America, they could have così sono andati in America. E hanno avuto un po' di terra. Hanno avuto dei polli e dei maiali. La stagione di semina e raccolta è più lunga che al nord, sai? Charles, quello che mi avevi fatto vedere è italiano, lo hanno portato di là o lo hai comprato tu? The thing to do the polenta, to make it stir, is it from Italy or did you buy it there in the United States? Questo veniva dall'Italia, dai miei nonni. Ma quello immagino una lunga storia, allora. I imagine there's a really long history for that steering stick. Yeah, it's called a mescola. Si chiama mescola. Mio padre mi ha ereditato dai suoi genitori, io l'ho preso. E mio fratello ha preso la pentola. My brother took the pot. But do you gather to do the polenta, to mix the pot with the steering? Fate tipo riunione per avere la mescola e anche dove si fa la polenta? Well, polenta is now la polenta è ormai un alimento fatto a casa. Voglio mostrarti una delle cose, se ho un momento. Sai, una cosa importante Soldo era il ferro. Quindi avevano bisogno del legno, avevano bisogno del ferro. Ah, ci stai facendo quindi vedere questo un chiodo è un piccolo chiodo. Questo è stato utilizzato per mettere il cuoio su suole di legno. Ed è anche una delle cose che ha fatto cadere la migrazione. A Soldo per secoli hanno fatto chiodi e altre cose di ferro. E si stavano esaurendo il legno e gli inglesi producevano chiodi in massa. Quindi hanno tolto il mercato ai soldani. C'è stato un crollo dell'industria.
che era un altro motivo. So there was a collapse of the iron industry there. That was another reason that Feltre, by the way, is very Feltre, tra l'altro, lavora molto il ferro. Me l'hanno dato durante il mio primo viaggio a Foldo. Ecco perché l'ho ottenuto. They gave me that on my first trip to Foldo. So I kept it. No, that's lovely, very interesting. Sinceramente bellissimo, anche molto interessante. Bene, Charles, ti ringrazio tantissimo per raccontare questa storia. Adesso, beh, già stiamo finendo questa bella intervista che abbiamo fatto, quindi grazie. Charles, it's been a pleasure. Now we're just about to end this interview that we did. Thank you so much for participating. Do you have any message for all the Italian in the world, not just the Bellunesi? Well, you know, it's... You said coming to Beh, New York, sai che hai detto che venire a New York? La canzone è che se posso farcela lì, posso farcela ovunque. But, ma sicuramente sure, mi piace imparare. Yeah, I've enjoyed learning my... Well, you know, the Irish say, back home where I never was. Gli irlandesi dicono, a casa dove non sono mai stato. And my grandparents never went back. I know e miei didn't. Nonni non sono mai tornati. And, so che non l'hanno fatto. Ho scoperto che il mio bisnonno ha vissuto molti anni. Mio nonno se n'è andato quando aveva 27 anni e non ha mai più rivisto i suoi genitori, e questa è una storia triste. Ma non avresti fatto la traversata due volte. Lo facevano una volta ed è stato così orribile. E c'era la possibilità di morire a bordo. Era molto costoso. Quindi è triste che abbiano lasciato i loro genitori. Hanno scritto delle lettere, ma non li hanno più visti. Ah, bene, grazie mille per condividere. Ti ringrazio, Charles, nuovamente. Ci ritroveremo di sicuro nuovamente in un'altra puntata con tutti gli amici degli Stati Uniti. E a voi tutti, cari amici bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci, amici vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica, montaggio e doppiaggio.